bonifica e valorizzazione del territorio. Il ruolo delle istituzioni del commercialista è stato il tema del forum promosso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, che si è tenuto all'Istituto Don Minzoni di Giuliano. All'incontro hanno partecipato tra gli altri il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone e il sottosegretario del Ministero dell'Ambiente Salvatore Micillo. Si è discusso del contributo per la valorizzazione del territorio a Nord di Napoli, accelerando le procedure di bonifica attraverso le sinergie e l'esperienza di professionisti qualificati. Sono qui per dire che finalmente ormai la norma è praticamente pronta, quella là che riguarda le bonifiche, quella là che riguarda la prevenzione, perché la cosa che a me interessa più di tutto è quella là di fare le bonifiche presto. Per farle presto c'è bisogno di cambiare l'attuale norma, perché adesso pensate soltanto che ci sono conferenze di servizi in ragione di oltre 1600 e sono tutte interlocutorie. È il momento di procedimentalizzare, tecnicamente così si dice, il percorso amministrativo, dare un tempo, va contingentato e si partono con le bonifiche. Credo che questo delle bonifiche sia uno dei temi più delicati, perché noi abbiamo certamente necessità che le bonifiche partano e partano bene, però quello è uno dei settori in cui i rischi enormi di infiltrazioni di ogni tipo sono presenti. E ovviamente io lo dirò che sono molto preoccupato rispetto a certe regole che sono in questo momento oggetto dello sblocca cantieri. E la cosa che chiederò al ministro, che conosco e so quanto è sensibile rispetto a questi temi, per evitare il paradosso, che i camorristi, dopo averci inquinati, fanno anche gli affari sul disinquinamento. L'appello che lanciamo è quello di un intervento di bonifica, certamente su quelle che sono le infrastrutture oggi presenti sul territorio, perché se bonifichiamo il nostro territorio noi veramente possiamo tendere ad ottenere quel prodotto agroindustriale che oggi è prezioso nel mondo e che porta il nostro nome. Così come potremmo tendere a un hospitality, a delle strutture alberghiere nel nostro litorale che per gli ultimi 30 anni è stato praticamente abbandonato, mentre un sistema di bonifiche potrebbe certamente migliorarlo e portarlo all'efficienza di quelli che sono i siti romagnoli. Abbiamo già portato molti comuni al Ministero dell'Ambiente per ragionare insieme di quali possono essere le priorità, le cose che chiedono i cittadini da tanto, tantissimo tempo. Le ecoballe sono l'unico problema che a livello mondiale non c'è in un'altra parte del mondo. È una continua discussione che facciamo con la Regione Campania e crediamo fortemente che quel problema debba essere risolto lì dov'è. Aprire quelle balle, portare a un distretto di riciclo, vedere cosa si può riciclare. La Regione sta spingendo sempre per restare alla centrale turbogas, c'è una continua disputa con il Ministero perché questo non avvenga. Rivendichiamo un ruolo di primo piano come categoria dei commercialisti, appunto nel dare il nostro supporto alle istituzioni per cercare di dare aiuto nella scelta degli investimenti, perché se oggi parliamo di opere incompiute, di cantieri infiniti, parliamo di sprechi di denaro pubblico, evidentemente non ci sono stati ottimi suggerimenti nella scelta degli investimenti. Ebbene, noi mettiamo a disposizione delle istituzioni le nostre competenze economiche e finanziarie per cercare di evitare in futuro sprechi di denaro pubblico. Ebbene, noi oggi siamo qui, siamo come categoria a dare il nostro piccolo contributo. Io credo che questa terra abbia bisogno di attenzione. Negli anni precedenti, a dispetto del marchio infamante di Terra dei Fuochi, quest'area è stata nel silenzio generale trasformata da sito di interesse nazionale in sito di interesse regionale. Io credo che un primo segnale di attenzione che il governo possa dare a questa terra è quella di ritrasformare l'area della Terra dei Fuochi in sito di interesse nazionale e cominciare a mettere al centro dell'agenda politica il tema delle bonifiche, che per troppo tempo è pesato soltanto sulle spalle dei sindaci e delle amministrazioni locali. Oggi i giovani veramente stanno risvegliando fortunatamente questa sensibilità verso l'ambiente e di conseguenza si muovono anche le istituzioni, anche se stiamo cercando e speriamo che si possa recuperare tutti i danni che si sono fatti in questo territorio in modo particolare. Il fatto che i giovani abbiano questa sensibilità evidentemente ci stanno facendo un richiamo. Certo, non ci possono dare delle soluzioni perché non conoscono neanche ancora l'equazione e le disequazioni, però i problemi ce l'hanno posto e noi anche ce lo dobbiamo porre.